stata ad un prezzo molto giù per salire due gradini in più. E c'è chi la negherà sulla bocca di Ninì, falsa bionda con occhioni blu. C'è chi la sputerà di notte sulle panche dei giardini, sotto un cielo che non ha pietà. Chi la tiene sotto chiave così non scapperà, e chi la seppellita e non ci pensa più ne ha. E la musica va, e la musica va, e la musica va. Ad un prezzo molto giù per salire due gradini in più. E c'è chi la negherà sulla bocca di Ninì, falsa bionda con occhioni blu. C'è chi la sputerà di notte le panche dei giardini, sotto un cielo che non ha pietà. Chi la tiene sotto chiave così non scapperà, e chi la seppellita e non ci pensa più ne ha. E la musica va, e la musica va, e la musica va. Aspettare, ho più volte morire per capire davvero il mondo dove va. L'emozione fa male se non nasce dal cuore, un momento migliore presto arriverà. Solo in un abbraccio scoprirai che l'odio non c'è mai e i sapori passano, credici. Se mi vuoi arrivi dove vuoi, quella strada senza far rumore ti regala un battito di più, credici e vedrai. Se ti trovi lontano in un palmo di mano, stringi forte l'amore, non buttarti giù. Sorriso ti conquisterai le cose che non hai, non ha più senso perdere, vincere. Se ti muori arrivi dove vuoi, quella strada non cambiare mai. Senza far rumore ti regala un battito di più.
malata ad un prezzo molto giù, per salire due gradini in più. E c'è chi la negherà sulla bocca di Nini, falsa bionda con occhioni blu. C'è chi la sputerà di notte sulle panche dei giardini, sotto un cielo che non ha pietà. Chi la tiene sotto chiave così non scapperà, e chi l'ha seppellita e non ci pensa più ne ha. E la musica va, e la musica va, e la musica va. A un amico l'anima stregò. Chi la cerca in una dose, chi nel frigo va, e chi tra le mutande e nelle chiese cercherà di tante. E la musica va, e la musica va, e la musica va. Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Un ecosistema al tuo servizio. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics to Fun. Non farti tormentare dai dubbi. Difendi i tuoi affetti, la tua famiglia, il tuo patrimonio con i servizi di AZ Investigation. Infedeltà coniugale, controllo minori, indagini difensive, bonifiche ambientali e microspie. 40 anni di esperienza nel rispetto della tua privacy. AZ Investigation. Trasformiamo i tuoi dubbi in certezze. www.azinvestigation.it. Bar Tabacchi Pasquale di Napoli, il cuore pulsante di Piazza Sant'Eframo Vecchio. Inizia la tua giornata con il nostro gustoso caffè e una colazione che sa di casa. Hai bollette da pagare? Da noi puoi fare i tuoi pagamenti in modo semplice e veloce. Ti aspettiamo in Piazza Sant'Eframo Vecchio, Bar Tabacchi Pasquale di Napoli. La tua sosta quotidiana, ogni giorno un sorriso. Hai un camion o un rimorchio? Allora ascolta bene. Affidati ai ricambi per truck and trailer garantiti GAM Technic, il marchio del gruppo Maurelli che da più di 10 anni offre prodotti di altissima qualità, sicuri ed efficienti. Tutti i ricambi GAM Technic sono certificati secondo i più rigidi standard europei e sempre disponibili nelle oltre 40 filiali Maurelli in tutta Italia. Se cerchi affidabilità e prestazioni, GAM Technic è la risposta.
Motix, la scelta dei professionisti. Motix è il marchio del gruppo Maurelli che offre una vasta gamma di strumenti e accessori per l'automotive, perfetti per ogni esigenza e dallo stile inconfondibile. Qualità, affidabilità, innovazione, tutto questo è Motix. Troverai sempre l'attrezzo indispensabile per il tuo lavoro in oltre 40 punti vendita Maurelli sparsi in tutta Italia. Non c'è professionista senza Motix. Scopri di più su motix.it. Con Severino Car Service non si resta mai a piedi. Di saldi. Mida Sport and Style quest'estate è la tua scelta vincente. Moda, sport, fitness. Goditi sconti incredibili fino al 50% su abbigliamento sportwear, calzature ed attrezzature sportive delle migliori marche solo nei nostri mega store campani. Da Mida Sport, le imperdibili collezioni uomo, donna e bambino a prezzi scontatissimi. E a 7 Emporio Armani, K-Way, Napapiri, Hugo Boss, Calvin Klein, Liu Joe, Lacoste, Tommy Hilfiger, Freddy, Nike, Adidas, M. Marella e tanti altri. Vieni a scoprire tutte le fantastiche collezioni dedicate all'estate, al mare e alla spiaggia. Costumi, infradito, telimare firmati dai migliori brand. È tempo di saldi. Corri da Mida Sport & Style ad Arzano, Avellino, Pompei, Pozzuoli e Salerno. Non perdere l'occasione. I saldi sono qui. Vieni da Mida Sport & Style. Affrettati, i saldi non durano per sempre. www.midasport.it. Giorno di allenamento al Summer Village e siamo con un tifoso del Napoli. Nome? Donato. Donato. Da Campobasso. Donato era preparato. Donato da Campobasso. La principessa si chiama? Nicole. Nicole. Donato, noi stiamo cercando il vero tifoso del Napoli. Ieri è stato presentato lo staff tecnico del Napoli. Volevo sapere il nome del match analyst. Se non sbaglio è il fratello di Antonio Conte. Ce lo diranno dallo studio.
Eccomi, siamo con una tifosa, con una, tre tifose napoletane, quindi non faccio più quella domanda che ho fatto prima, ma volevo solamente essere, sapere il nome. Rosaria. Da dove? Da Cesena, originaria di Nocera Inferiore. Marta. Nome, principessa? Sara. Sara, vogliamo dire un Forza Napoli tutti quanti? Uno, due, tre. Forza Napoli! Eccoci qua da Summer Village con un altro tifoso napoletano. Nome? Salvatore. Salvatore, principessa, come ti chiami? Loredana. Salvatore, da dove vieni? Noi siamo di Napoli, però abitiamo a Parma. A Parma. Allora, noi stiamo cercando il vero tifoso napoletano. Il nome, dato che ieri è stato presentato lo staff tecnico del Napoli, il nome del match analyst. Non mi ricordo il nome, l'ho vista l'intervista, non mi ricordo. Guarda, che il Napoli state buttando, ce l'hai dici il suo nome? Dinne uno. A te? A te, no. Michele? Non mi ricordo, di giuro la verità. Allora diciamo un forza Napoli. Siamo con una famiglia di tifosi napoletani. Nome del nonno? No, non sei il nonno, tu sei il figlio. Nome? Giovanni. Giovanni, papà? Salvatore. Mamma? Paola. Figlio? Luigi. Luigi, Salvatore, di dove sei? Io di Napoli, però abitiamo a Milano. Di Napoli, però abitiamo a Milano, no? Complimenti. Quindi questo è il primo giorno? No, veniamo da 11 anni e siamo qua da martedì. Da martedì. Ieri è stato presentato lo staff tecnico. Mi sapresti dire il nome del match analyst? Gianluca Conte. Gianluca Conte? Mi dici che è il fratello di Antonio Conte? Sì. Non lo so, lo vedremo in studio, va bene? Diciamo un Forza Napoli tutti quanti. Forza Napoli! Un'altra famiglia di tifosi napoletani. Mamma, nome? Chiara. Chiara. Nome? Edoardo. Edoardo, di dove siete? Di Bologna. Bologna, tifosi del Napoli? Lui. Io sono socio finanziatore e tengo il posto in fila. Ah, ecco, questo è il ruolo della mamma. Tu tifoso del Napoli? Sì, tifosissimo del Napoli per famiglia di mio padre. Ah, è la famiglia di tuo padre che ti ha inculcato questa passione. Vediamo se sei veramente tifoso del Napoli. Ieri è stato presentato lo staff tecnico in nome del match analyst. Manna? Sicuro? Sicuro. Non lo so, ce lo diranno dallo studio. Il capo dello staff tecnico, Manna. Sicuro, ma io ho detto match analyst. Non lo so chi è perché non ci sono. Allora diciamo un Forza Napoli tutti e tre. Forza Napoli! Delia, siamo nel posto più adatto a me, la tavola, però sono con due tifosi napoletani, credo che siano una coppia di fidanzati, lo chiediamo a loro. Nome? Alfredo. Nome? Maria. Maria, fidanzati? Sì. Da dove vieni, Alfredo? Allora, noi abitiamo in Veneto, a Belluno. Belluno, ma sei di origini? Napoletane. Napoletane. Tu, Maria, sei di origini napoletane? Sì. Vediamo se ho trovato i giusti tifosi napoletani. Una domanda tecnica. Ieri è stato presentato lo staff tecnico del Napoli. Il nome del match analyst. Per me è un primo, grazie. Vai. L'ha già ricordato. Sta per partire la prima di campionato, vai. Gianluca Conte, il fratello di Conte. Non lo so, ce lo diranno dallo studio. Eccoci Delia, allora questa famigliola si è spaventata perché è vero che gira l'orso in queste zone nelle ore notturne, però anche di me si sono spaventate perché loro stavano mangiando. Però io sono venuto in segno di pace. Presentiamo la famiglia, nome della mamma? Claudia. Claudia, nome del papà? Massimiliano. Nome della principessa? Ariel. Ariel, fantastico questo nome e ti si dona alla meraviglia. Allora, di dove siete? Viviamo a Milano, ma sono leccese. Leccese, il papà invece? Calabrese. E vivi a Milano? Ah, vivi insieme a lei? Cioè, dicono così. Dicono, sì. Allora, vediamo se sei un vero tifoso napoletano. Una domanda, ieri è stato presentato lo staff tecnico del Napoli. Il nome del match analyst? No, non li conosco. Non li conosce, giusta niente da fa. Lo diciamo un Forza Napoli tutti quanti. Ariel, sei pronta? Uno, due, tre, forza! Napoli! Eccoci qua con un'altra famiglia di tifosi napoletani. Figlio, nome? Tommaso. Tommaso, papà nome? Rosario. Rosario. Rosario, da dove venite? Dal Lago Maggiore, Verbania. Però di origini? Di origini campane, da Striano. Da Striano. Allora, io sto chiedendo, naturalmente ieri è stato presentato lo staff tecnico del Napoli, volevo sapere se voi, o se tu Tommaso, eri un vero tifoso napoletano. Il nome del match analyst? Aglia. Match analyst non lo sappiamo. Non sta partendo la prima campionata. Vabbè, allora per dimostrare che siamo veri tifosi napoletani. No. Giovanni Manna, no. Vogliamo dire tutti quanti Forza Napoli? Uno, due, tre. Forza Napoli, sempre. Eccoci qua, coppia di fidanzati, penso, spero, non lo so, per te. Come ti chiami? Enrico. Enrico, tu? Alessia. Siete fidanzati, Alessia?
No, secondo me no. Sono venuti pure clandestini qua come amici, però credono che a Di Maro si fidanzano. È ancora da definire la cosa, però può essere che a Di Maro scoppi l'amore, sbocci l'amore e quindi ci fidanziamo. Allora, vediamo se sei vero tifoso del Napoli. Ieri si è presentato lo staff tecnico di Antonio Conte, il nome del match analyst. No, manda fidanzato, lascia stare. Cioè, veramente, lascia stare. Ci siamo con tre vecchi anziani tifosi del Napoli. Nome? Michele. Nome? Salvatore. Nome? Federico. Michele, da dove vieni? Pesaro. Pesaro. Come mai tifi Napoli? Per la mia famiglia. Per la tua famiglia, per rispetto della tua famiglia, perché la tua famiglia sono napoletani? Sì, perché la mia famiglia sono napoletani. Tu sei nato a Napoli o a Pesaro? A Pesaro. A Pesaro. Tu invece? Napoli. A Napoli sei nato? Sì. E tifi Napoli. Naturalmente, tu invece? Io sono nato a Pesaro, ma tifo Napoli per la mia famiglia stessa. Vediamo se sono veri tifosi napoletani. Ieri è stato presentato lo staff tecnico del Napoli. Il nome del match analyst. Non ci sono ancora informati. Due amici tifosi del Napoli, nome? Gennaro. Francesco. No. Francesco. Francesco. Gennaro, classico nome del nord, tifosi del Napoli. Sono di queste parti. Bolzano, di queste parti. Allora, siete qua da quanti giorni? Da poche ore. Da poche ore, appena arrivati. Ah. Vabbè, ma faccio stessa domanda. Ieri è stato presentato lo staff tecnico del Napoli. Il nome del match analyst. Non è fratello di Conte. Non lo so, ma lo chiediamo allo studio e ce lo dicono loro. Tu sei sicuro, Francesco? Va bene, diciamo Forza Napoli insieme. Forza, Forza Napoli! Napoli! Scusatemi, Delia, siamo in onda, siamo in diretta. Ah sì, guardavo se la piazza era piena. Allora, buonasera e benvenuti ad Aperitivo. Ci manca Peppe, vabbè, ma non ci interessa comunque. Allora, puntata molto interessante perché abbiamo tantissime cose da dire. C'è l'amichevole ancora in corso, Napoli-Mantova. Fa quanti capelli, non sono andato dal parrucchiere per fare la diretta. Delia, ma mangiato parecchio oggi. Sai, le cose del Trentino sono molto molto buone, quindi ho gustato molti cibi locali. Dicevi pure il baffo, però. Così la cimicica, ma cazzo, Deli, però. Fondamentalmente era proprio uguale. L'unica differenza sono solamente le curve che uno io di più di Delia. Ma diciamo la verità, qual è il motivo che io ho messo la parrucca per iniziare con la gag? È che Delia è a guardare la partita, naturalmente. Adesso Delia, dovrei togliere la parrucca, però sono abituata perché... A questo punto facciamo una bella cosa, Delia. Presenta proprio tu anche il nostro amico Peppe. Sì, signori, con me, accanto a me, c'è Mauro Guerrera, poi c'è Fabio di Salotto Mortucci e poi c'è Peppe Laurato alla mia sinistra. Signore e signori, Peppe Laurato, il nostro grandissimo amico in questa avventura qui a Di Maro. Allora, come diceva Peppe, una giornata importante di ritiro perché stamattina c'è stato l'allenamento basato soprattutto su delle prove tattiche che hanno riguardato i calci piazzati sia a favore che ovviamente contro, e poi anche prove di possesso palla, di prove che hanno visto una squadra impostare la manovra e andare a uscire dal basso e di conseguenza l'altra squadra a pressare alto, quindi prove in contemporanea e dell'uscita dal basso della squadra in possesso palla e della pressione alta invece della squadra che doveva difendersi. Nel pomeriggio amichevole con il Mantova, squadra neopromossa in Serie B, primo tempo 3-0, nel secondo tempo nessun gol per il momento e quindi siamo ancora sul 3-0 per i gol di Lindstrom, il gol poi aiutatemi ragazzi, il secondo gol di Spinazzola e terzo gol di Khedira. Quindi Spinazzola è andato di nuovo in gol. Spinazzola di ancora in gol, il suo gol di Spinazzola. Sono tornato Peppe, naturalmente in attesa di Delia che torna dopo la e sinceramente la Peppe ti preferisco così anche perché Delia ovviamente è di una bellezza che tu non potrai unica, mai avere. Assolutamente. Di una bellezza unica, proprio qui a Di Maro, di una bellezza unica e soprattutto di una bravura unica qui a Di Maro. Sì. Detto questo, come stavo dicendo, sul gol di Spinazzola mi piace sottolineare il taglio che Spinazzola ha fatto alle spalle della difesa avversaria attaccando l'area di rigore in diagonale e ha piazzato la palla in rete.
Comunque nel primo tempo il Napoli pimpante, decisamente in, più tonico rispetto alla prima amichevole con i dilettanti della Naune. Una bella squadra, si è vista oggi, però ovviamente diciamo, i test più importanti saranno quelli che avremo innanzitutto a Castel di Sangolo con squadre che giocheranno la Champions, ma poi ovviamente in Coppa Italia con il Modena e poi la prima di campionato con il Verona. Però siamo, la squadra sta salendo pian piano, no? di livello agonistico, voglio dire, ci stiamo mettendo benzina nelle gambe, questa è l'impressione che ha dato a me, almeno il primo tempo. Poi è normale che per il secondo tempo contro il Mantova sorge la stanchezza, poi avrà fatto i cambi, noi non siamo stati presenti alla partita, non l'abbiamo vista, noi aspettiamo naturalmente Delia che ce la commenterà dopo. Sì, io sono riuscito a vedere tutto il primo tempo, gran parte della ripresa, poi ho dovuto fare una corsa rapida qui in postazione per commentare e raccontare ai nostri amici telespettatori quello che è successo oggi. Ovviamente Delia è ancora al campo, pronta a collegarsi con noi, a portarci qualche ospite, tra questi dovremmo avere il presidente del Mantova, quindi eccola là, già la vedo in collegamento Delia. Vediamo chi sono i primi ospiti di Delia. Ma chiaramente il Napoli ha vinto, sono in compagnia di due tifosi che sono esperti di calcio, no? Come ti chiami? Ciro. Ciro, che cosa hai visto questa gara? Un bel primo tempo, un po' meno il secondo, però bei passaggi, bel scambio di palla, bello tutto come te, logicamente. Tutto bello stasera. grazie, ma in effetti quale giocatore ti è sembrato più pronto in questo primo match? Secondo me Zambonghi sta un passo avanti agli altri. E anche quello che ha giocato per 90 minuti, perché chiaramente poi nel secondo tempo ci sono stati diversi cambi, Zambonghi sta invece è rimasto in campo per quasi tutta la partita. E insomma, a parte Zambonghi sta, nel primo tempo c'è qualche giocatore che ti ha colpito particolarmente, perché in attacco ad esempio sulla punta ci sono stati tre cambi, no? Abbiamo visto succedersi. Non è mai stato sostituito, però adesso sono gli inizi, deve rientrare tutta la squadra e speriamo in bene con i nuovi attaccanti, anche se in futuro Simen non sarà più dei nostri, speriamo in un grande attaccante.
Eccoci qui in diretta. Come vedete il salotto Martucci con Fabio Manchitelli ci sta offrendo da bere, ma noi già stiamo, insomma, come stiamo. In più brindiamo insieme fra poco, quindi io non so com'è, meglio che chiudiamo. Vai Ciro, vai. Napoli. Napoli. Forza Napoli, 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 oh oh, Napoli, Napoli, Napoli. A stasera, grazie, ci vediamo alle 22:40. Ciao.